Ciao ragazzi, sono Michele e benvenuti in questo video. Raga, terzo episodio del mercato che farei stagione estiva 2024. Oggi tocca la Juve. Ho scelto il 4-3-3 allenatore Ponte Thiago Motta e come obiettivo di vincere lo scudetto. Come budget parto da un più 30. Il monte ingaggi della Juve attuale è di 76 milioni. E partiamo. Dalla porta troviamo Szczęsny, Perin, Pinzoglio. Vendo Szczęsny a 6 e vado a risparmiare 6 milioni e mezzo. Io confermo Di Gregorio per 18 milioni e li ingaggio a 3 milioni e mezzo l'anno. Terzo in destra abbiamo Decio e Danilo. Decio lo vendo a 1 milione e risparmio anche 1 milione e mezzo. Mi tengo Danilo e vado dal Leicester e mi prendo Justin per 12 milioni. E come stipendio gli do 1 milione e 2. A sinistra abbiamo Cambiasso e Alessandro. Alessandro va via a parametro 0, risparmio 6 milioni. E vado a prendermi dalla Real Sociedad, mi pare, o dal Getafe, non mi ricordo, Tierney per 10 milioni e gli offro 3 milioni e mezzo. Difensori centrali abbiamo Bremer, Gatti, Rugani e Diallo che è arrivato, per cui non va a pesare né nel monte ingaggi né nel budget trasferimenti, perché già c'era Transfermarkt che già me lo dava, per cui io me lo tengo. Vado a vendere Rugani a 5 milioni e vado a risparmiare 2 milioni di euro l'anno. Mi torna Huijsen dal prestito, me lo tengo e gli alzo lo stipendio a 0,7. C'era messi abbiamo Locatelli, Rabiot, McKennie, Miretti, Fagioli, Alcaraz, Nicolisi Caviglia e Pogba. Pogba lo svincolo e risparmio 0,33. Alcaraz finisce il prestito, risparmio 1,8 milioni. Rabiot aveva parametro 0 e risparmio 7 milioni. Poi torna Barenicea, torna Arthur. Arthur lo vendo per 12 milioni. E mi tengo Barenicea e gli aumento lo stipendio a 0,7. Per cui a Cernampo rimangono Locatelli, McKennie, Miretti, Fagioli, Nicolosi Caviglia e Barenicea. A destra abbiamo Wea. E Sule che torna dal prestito. Sule me lo tengo e gli aumento il budget e aumento lo stipendio a 1 milione. Mentre Wea lo vendo a 15 e risparmio 2 milioni. Vado dal Sassuolo, spendo 10 milioni e mi porto a casa 10 milioni, penso, perché comunque è infortunato e rientra praticamente a metà stagione. E c'è in Serie B, 10 milioni per Mimmo Berardi e gli offro 5 milioni di euro l'anno. A sinistra abbiamo Ealing, Kostic, Chiesa, Yildiz. Yildiz ho deciso di metterlo sulla fascia perché poi in attacco vedrete i movimenti che ho fatto. Il Nico Junior 15 milioni, lo prendo da un pacchetto e lo saluto e risparmio mezzo milione. Kostic 6 milioni e mezzo e risparmio 2 milioni e mezzo. Chiesa 30 milioni e risparmio 5 milioni. Qua sulla fascia vado dalla Real Sociedad, offro 45 milioni e mezzo e mi porto a casa Oyarzabal e gli offro 2 milioni di euro l'anno. In attacco abbiamo Vlahovic, Ken, Milik, Caio Jorge che torna. E poi Vlahovic me lo tengo, Ken 15 milioni, lo prendo in un pacchetto e risparmio 3 milioni di monte ingaggi. Milik lo saluto per 5 milioni e risparmio 3 milioni e mezzo. Caio Jorge lo prendo in un pacchetto, lo saluto per 8 milioni. Monte ingaggi tanto, monte ingaggi non va a pesare perché non lo pagavamo noi lo stipendio. Mi rimangono 40 milioni, vado dal Bologna, pago 40 milioni, mi porto a casa Joshua Zirkzee e gli offro 2 milioni di euro l'anno. Andiamo a vedere la formazione, De Gregorio in porta con Perin e Pinzoglio riserve. Difesa, Cambiasso, Huijsen, Bremer e Justin con Danilo, Giallo, Gatti e Tierney. Centrocampo, Fagioli e Barenicea. E Fagioli, Barenicea e McKennie pronti a subentrare. In attacco, a sinistra Oyarzabal. A destra Berardi, con Sule e Yildiz pronti a subentrare, in avanti Vlahovic con riserva Zirkzee. E niente raga, per questo è tutto. Aspetta, il
budget, vabbè, è a zero, il monte ingaggi è sceso a 49,9 milioni e abbiamo risparmiato a 49 milioni e abbiamo risparmiato ben 27 milioni di monte ingaggi. Raga, fatemi sapere se questa Juve può vincere lo scudetto, lasciate like, iscrivetevi, attivate la campanella e noi ci vediamo come sempre con un nuovo video. Ciao ragazzi!